Ehi là, salve a tutti e benvenuti a Pensieri Sparsi Special 3 Edition. Bene. Allora, volevo esprimervi le mie opinioni sulle tre. Ho raccolto le mie idee, i miei pensieri, ho scritto qualcosina. Mi sono preso degli appunti sulle varie conferenze. Praticamente andando per ordine vi dirò quello che ho pensato, vi elencherò quello che hanno presentato e così via, e cosa ho pensato delle varie conferenze, e alla fine le metterò in una sorta di classifica. Per Nintendo non farò questa cosa perché sono estremamente di parte, quindi beh, non mi sembra giusto. Parlerò di quello che hanno presentato, ma non penso che darò un voto o li piazzerò in classifica da nessuna parte. Però vabbè, mi interessano anche le vostre opinioni, quindi sentitevi liberi di esprimerle. Quindi partiamo con un commento generale sulle tre quest'anno. Secondo me si sentiva un pelino la mancanza di quello che c'era l'anno scorso. L'anno scorso era il lancio delle due nuove console, e beh, si sentiva che non vedevano l'ora di uscire, perché hanno presentato un sacco di giochi, le conferenze erano strapiene di giochi in generale, emanavano energia da tutti i pori, mi sembrava. Mentre quest'anno siamo tornati un po' alle tre classico, mi sorprende un po' che anche dopo il salto generazionale siamo già tornati alla norma, per così dire. Anche se non totalmente, direi. Non è stato un brutto E3 questo. Penso è stato un E3 buono, ma non un E3... Holy shit! Perché i giochi più grandi, per così dire, la maggior parte dei giochi grandi sono sequel che più o meno tutti si aspettavano. C'è qualche sorpresa qua e là, ma vabbè. Quindi partiamo da Microsoft. Microsoft ha avuto una presentazione di 1 ora e mezza. Diciamo, presentatore principale, la faccia di Microsoft quest'anno è stata Phil Spencer. Molto meglio di di Matrix. Soprattutto perché almeno Phil Spencer non sembra che è appena uscito da una riabilitazione anti-cocaina. Mentre Matrix sta fallendo con Zynga, almeno Phil Spencer mi sembra una persona. Ha un po' una faccia, un sorriso che prenderei a schiaffi. Ma vabbè, mi è sembrato che Microsoft ha messo. Ha avuto una buona presentazione in generale. Sono stati un po' più umili quest'anno. Mi sembra che all'inizio hanno anche augurato buona fortuna a Nintendo, e a Sony. Vabbè, e hanno fatto delle scelte interessanti. Purtroppo una di queste non era la prima scelta. Infatti, anche se l'anno scorso hanno un po' rotto la tradizione, sono tornati a mostrare il gameplay di del nuovo Call of Duty Advanced Warfare. È Call of Duty, qualcosina di diverso c'era, è futuristico, quindi boh, c'erano robot, c'erano sciami di droni e roba simile. Purtroppo mi è scelto un orecchio niente dall'altro, e DLC esclusivi per boh 2 secondi su Xbox One, immagino. Ma sarà qualcosa come un mese. Vabbè, è Call of Duty. Poi un nuovo DLC per Forza 5, Nürburgring o qualcosa del genere, una nuova pista. Non mi interessa granché. Hanno annunciato il nuovo Forza Horizon 2, che uscirà il 30 settembre. Non sono granché interessato, sembrava, immagino, graficamente carino. Poi ho mostrato Evolve, un gioco di cui si parlava. E si parlava un bel po' di sto gioco negli ultimi mesi. È uno sparatutto a squadre, dove ci sono praticamente una squadra è la squadra che sconfigge il mostro, e l'altra squadra è il mostro. Può essere interessante. L'unico problema è che ho sentito che ci sono solo tipo 3 diverse varianti di mostro, e gli altri sono DLC. Non mi ispira moltissimo, anche se boh, l'idea è carina. Assassin's Creed Unity è Assassin's Creed. Questa volta però il multiplayer
Si può giocare non alla storia principale, ma ci saranno missioni isolate che si potranno fare in multiplayer. Sono abbastanza sicuro che sia online. Sembrava carino, basato sulla Francia, sulla Rivoluzione Francese. C'erano le barricate, c'era. Sappiamo che Ubisoft è brava a replicare, soprattutto, le città, gli ambienti, reali. Sappiamo che lo sanno fare. E questo veniva mostrato, anche se il gameplay è il tipico gameplay, Ubisoft. Beh, non diciamo Assassin's Creed. Sapete quello che comprate, insomma. Dragon Age Inquisition non mi interessava granché, ma boh, il trailer mi ha un po' impressionato, devo dire, soprattutto la parte del drago. Poi Sunset Overdrive, un'esclusiva Xbox One, da Insomniac, mi sembra, e beh, sembra divertente, devo dire. Mi ricorda un po' Dead Rising. È un altro gioco con gli zombie open world, anche se gli zombie sono un po' diversi perché sono tipo overdose di una bevanda o qualcosa del genere. Molto colorato, c'è parkour, ci sono un sacco di zombie, open world, un sacco di armi strane. L'art style è carino, le scelte artistiche sono. Mi piacciono, devo dire. Il 28 ottobre esce, a quanto pare, e boh, mi pare una buona esclusiva per Microsoft. E parlando di Dead Rising, che recentemente ha perso l'esclusività perché uscirà per PC, riottiene esclusività in un DLC che Capcom ha deciso di rilasciare, per Dead Rising 3, solo per Xbox One, ossia. Un sacco di costumi, e armi basate su Capcom. Gameplay cooperativo, insomma, sembrava pura pazzia quel DLC, quindi sembrava carino, sinceramente. Dead Rising è sempre stato un gioco dove si possono fare pazzie contro un sacco di zombie. Questo sembra alzarlo all'ennesima potenza. Poi si è parlato di Fable Legends, un nuovo capitolo nella serie Fable. Si sovrapponeva un po' con Dragon Age, secondo me, anche se Fable è più sul leggero, diciamo. È meno realistico, per così dire. Non mi è interessato granché, devo dire. Facevano qualche battuta i personaggi, nessuna mi ha impressionato granché. La grafica era carina, la musica stonava un sacco, non mi prendeva per niente. C'è a quanto pare una modalità, nella quale potete fare il cattivo del gioco. E una sorta di dungeon master, e boh, piazzare nemici, trappole e così via. Può sembrare interessante. Project Spark, hanno mostrato un nuovo trailer, e no, non sono sicuro se non è ancora uscito, credo, forse era solo in beta finora. E ora finalmente è uscito questo gioco che vi permette, con un sistema semplificato di programmazione, di creare altri giochi di quasi qualunque genere, se sapete quello che state facendo. Uno dei momenti che mi è piaciuto di meno di questa conferenza è proprio alla fine di Project Spark, perché è finito con Conker di Conker's Bad Fur Day. Taglia a metà il logo e dice: "Oh, sono 10 anni che non sono in un gioco!" E quella sarebbe stata una spettacolare occasione per una transizione in un gioco di Conker, un nuovo Conker. E invece no, è solo che potrete usare personaggi di Rare in Spark per creare i vostri giochi, tutto qua. Questa l'ho vista. Io non sono un fan di. Cioè, mi piace Conker Bad Fur Day, ho visto praticamente un'intera let's play. Non sono un super fan di Rare in generale, ma l'ho considerato questo una ginocchiata nello stomaco, per non dire peggio, ai fan di Conker. Alzare le aspettative. Il tizio ha detto: "L'abbiamo fatto." Phil Spencer ha detto dopo la conferenza: "L'abbiamo fatto perché
Alcuni fan ci hanno detto: avete tutte queste proprietà di Rare, perché non le usate? Ma non intendevano questo, Gribbio. Intendevano di metterli in Project Spark. E avevo ragione il fatto che i fan di Conker sarebbero stati arrabbiati. Infatti, JonTron ha fatto tipo un video reazione il giorno dopo. E anche se è un po' esagerato, è più o meno come penso che si sentano i fan di Conker. Poi ha mostrato Ori, credo che fosse il nome, un genere di gioco che è diventato abbastanza tipico, è il gioco che sembra indie ma magari non lo è, platformer silenzioso, sentimentale, artistico, e questo lo era, tipo, non ricordo granché. Cerco di non riguardarmi le conferenze perché è importante per il mio giudizio e anche se le cose mi sono rimaste in testa, solo con questi po pochi appunti, perché se non mi sono saltate all'occhio così tanto è normale che me ne sia dimenticato. Vabbè, sembrava carino, anche se è un concetto un po' overused, quasi quanto il gioco indie che è un platformer in 8-16 bit. Poi hanno parlato di Halo. Qui sono rimasto un po' confuso, mi sono un po' perso, quindi non so bene quello che. Non so bene se tutto quello che dirò è corretto. Ma praticamente hanno annunciato ufficialmente la Halo The Master Chief Collection, ossia un gioco che comprende tutti i giochi di Halo dall'1 al 4, esclusiva Xbox One. E Halo 2 all'interno di questa collection è stato rifatto completamente, incluso multiplayer. E per quanto ne so, il multiplayer del 2 è il più amato in generale della serie Halo. Più di 100 mappe, ossia le mappe di ognuno dei giochi di Halo. E inizia il viaggio verso Halo 5, da quello che dicono. Poi hanno parlato di Halo Nightfall, che non so bene cosa. Non ho ben capito se è una serie, telefilm. Io avevo capito che era un prequel simile a Ground Zeroes, ma potrei essermi confuso. E vabbè, e hanno annunciato che apriranno la beta di Halo 5 questo autunno. Buono per la loro serie di punta. Poi hanno mostrato Inside, che è dal creatore di Limbo. Ed è un misto fra platforma e stealth, con un tema molto interessante. Siete un bambino all'interno di una specie di società, come dire, mi ricordava molto un Reich o qualcosa del genere, o la saga delle formichiniere di Hunter x Hunter. Insomma, inside, perché sono tipo chiusi da non si sa chi all'interno di una sorta di. Non direi campo di concentramento, ma è più una prigione in larga scala. E questo bambino sta cercando di scappare. In alcuni punti lo vedete che si confonde con gli altri. E gli altri si comportano in modo strano, come se gli avessero fatto un lavaggio del cervello o roba simile. Fugge da dei cani così. È un gioco interessante. Sembra interessante e forse un po' meno tipico di quello che ha mostrato Ori. Non so se sia un indie esclusivo, ma se non altro mi sembra interessante. Poi hanno avuto il trailer del nuovo Tomb Raider, il sequel del reboot che è uscito qualche anno fa. Ho perso il sottotitolo da qualche parte, a quanto pare. Ma praticamente comprende Lara che affronta i traumi psicologici che gli ha causato il primo gioco. E boh, come dire, accetta il suo destino di diventare una Tomb Raider, qualcosa del genere. Non hanno mostrato granché, era un trailer in computer grafica. Immagino che riuseranno la stessa engine. Aggiornata graficamente, visto che hanno già fatto la port per Xbox One del primo, quindi buono per i fan di Tomb Raider. The Witcher 3 hanno presentato, terzo gioco fanta action fantasy che mostravano. Sembrava essere un tema ricorrente queste tre. E ha mostrato in sé il protagonista che cacciava un grifone.
graficamente interessante, anche se meno di quanto pensassi. Beh, veniva celebrato in particolare per la grafica questo gioco e boh, non ho visto questa super grafica, soprattutto nei modelli dei personaggi. No, io direi che finché non riusciamo a fare i capelli in modo decente, realistico, non sarò mai impressionato dalla grafica realistica. Poi hanno mostrato Phantom Dust, beh, hanno parlato di Phantom Dust, mostrato un trailer. A quanto pare è un sequel o un reboot di un gioco per l'Xbox originale. Non ne so nulla, mi spiace, non so nulla di Dust. Il trailer sembrava semi interessante, però. Poi The Division, mostrato un pelino di gameplay. Gioco di Ubisoft, MMO. Non ricordo di preciso. Non terribilmente interessante, immagino sia più divertente da giocare che da vedere. Poi hanno chiuso con due esclusive, una da Platinum Games. C'era un rumor tanto tempo fa che lo stessero facendo. Hanno fatto salire Hideki Kamiya sul palco e ha presentato un trailer in computer grafica di Scalebound, che vuol dire avvolto dalle squame. E sembrava interessante, anche se non ha mostrato gameplay. Il protagonista era chiaramente ispirato da Dante di Devil May Cry. E beh, Hideki Kamiya ha creato Dante di Devil May Cry. E questo protagonista sembra avere il potere di, o cont di sia controllare queste specie di draghi, sia assumere il loro DNA o qualcosa di simile e ricoprirsi di armatura. Niente gameplay, non c'è stato granché commento di Hideki Kamiya. L'hanno praticamente tolto subito dal palco, quindi a parte il nome e quel trailer non abbiamo nulla. Interessante però che l'Xbox One tiene un'esclusiva giapponese. E hanno chiuso con Crackdown, che non conosco. Questo è un altro reboot di una vecchia serie. Trailer abbastanza impressionante, un tizio spara e abbatte un'intera città con un proiettile. Sembrava, non lo so, semi interessante anche questo. E beh, hanno chiuso con questo. In generale, la conferenza di Microsoft non mi è dispiaciuta. Non posso dire di essermi annoiato, anche se non ho interesse in nessuno di questi giochi. Credo che hanno avuto parecchio da mostrare, sono stato soddisfatto da loro, diciamo. Più o meno pari all'anno scorso, direi. Passiamo poi a EA, Electronic Arts. Dico subito, la conferenza di EA era devastante per il mio interesse. Mi ha distrutto, annoiato e... Se devo fare una classifica, metterei gli altri tre. Uno spazio vuoto e poi Ubisoft. E se dovessi fare una classifica, metterei gli altri tre, uno spazio vuoto e poi EA. Non lo so. Praticamente quello che hanno fatto è raddoppiare la porzione di sport, che è quello per cui vengono presi in giro. Non gliene frega perché hanno un sacco di soldi. E hanno ridotto la quantità di cose uniche che hanno mostrato. Avete presente come quando qualcuno vi dà... È come se ci sia andato un assaggio, tanto quanto basta per ricordarti il sapore di qualcosa, ma poi non te ne danno più. E capisco che potrebbe essere una tattica, ma di sicuro non lo è. È una scelta strana. Adesso ci ricorderemo quel sapore, forever. E invece no, dovremmo mangiare sempre l'insipido sport. Ah, sorry, non sono per niente un fan di sport, figuriamoci di videogiochi di sport. In sostanza, posso riassumerla. Hanno parlato dei seguenti sport: Ultimate Fighting Championship, c'è Bruce Lee come personaggio giocabile, ok. NHL 15, PGA Tour, che è golf, Madden e FIFA 15. Sport,
sono i soliti in sé. Anche se era interessante che in PGA Tour nel golf sembravano aggiungere un po' più di originalità alle buche, infatti hanno colpito la palla da golf oltre una nave che si stava arenando sulla riva. Vabbè, sembrava originale quello. Per quanto riguarda il resto, hanno cominciato con Star Wars Battlefront. Cosa hanno mostrato? Niente! Hanno mostrato tipo una trasposizione di una parte del film in computer grafica, ma hanno solo parlato: ehi, stiamo guardando i film, stiamo prendendo ispirazione, ma non abbiamo il gioco, alla prossima. Dragon Age Inquisition, ne abbiamo già parlato durante Microsoft e Dragon Age. Mass Effect, hanno detto che vogliono andare in una nuova direzione per il nuovo Mass Effect, nuovi personaggi, una parte totalmente diversa dall'universo, ma non hanno mostrato nient'altro, hanno solo detto da che parte vogliono andare. The Sims 4, era carino il trailer, abbastanza semi-divertente. Mostrava i nuovi modelli dei Sims, come possono essere personalizzati caratterialmente, come il loro carattere influisce sulle reazioni e così. Non è nulla di nuovo il fatto che i sentimenti influenzano le reazioni dei personaggi, né nel genere di The Sims né in qualunque altro genere, ma vabbè, se era la loro strategia, buon per loro. Burnout, questo sembrava interessante. In pratica è un gioco, per quanto ne so, era abbastanza amato. È un gioco che vi permette di guidare un sacco di veicoli diversi di ogni tipo. Immagino in un mondo aperto, in un open world. Non hanno mostrato granché, ma sembra interessante. Poi, EA ci ha presentato una loro versione, un loro MOBA, Dawn Gate, che sembra come ogni altro MOBA al mondo, quindi. Bucket. Mirror's Edge 2 non ho visto granché perché il trailer, perché lo stream è impazzito in quel momento. Per quanto ne so, non hanno mostrato quasi niente di gameplay. Ed è questo che dicevo, quell'assaggino di l'anno scorso l'ho mostrato, io vi ho detto che non ci sarebbe stato questo 3 e non ho sbagliato di molto, sembrerebbe. Ero lì vicino. Quell'assaggino, quell'esca. Poi ti riempiono di catrame di nuovo, perché dopo c'era subito FIFA 15. E hanno finito con Battlefield Hardline, un sacco di bla bla, un sacco di gameplay ripetitivo. Sì, era abbastanza soporifera la conferenza di EA, ma no, dopo tutti questi anni non sono sorpreso. Ubisoft! Allora, avevo un hate boner per Ubisoft e uso hate boner perché a quanto pare la tipa usa Girlwood, quindi userò qualcosa anch'io, anche se non diventerà un hashtag internazionale. C'era ancora Aisha Tyler, non mi piace Aisha Tyler, non posso fare a meno di vedere le sue reazioni come false l'80% delle volte. E mi è rimasto un po' l'amaro in bocca da Ubisoft l'anno scorso. Ma in generale a me è sembrato che Ubisoft non avesse un sacco da mostrare quest'anno. Ok, hanno incominciato con Far Cry 4. La scena iniziale sembrava carina, hanno praticamente creato un'ambientazione fittizia. Penso che forse era così anche nel terzo. Ambientazione fittizia dove si svolgono gli avvenimenti di questo Far Cry. Hanno presentato l'antagonista, ma onestamente a me è sembrato un po' Far Cry 3.5, nel senso che l'antagonista ricorda l'antagonista, almeno il tizio che viene presentato come antagonista all'inizio di Far Cry 3. Invece delle tigri c'erano gli elefanti stavolta, solo che almeno gli elefanti sopravvivono alle esplosioni, le tigri no. Far Cry aveva un po' di più da offrire, ma hanno tenuto alcune di queste features nascoste, per poi rivelarla alla conferenza di Sony, quindi le vedremo là. Poi Just Dance 2015, hanno danzato bene e c'è una smartphone app. Bene. The Division ha mostrato gameplay.
in real time. Non mi sembrava non giocatori veri, non so se questo significa che hanno fatto un brutto o un buon lavoro. The Crew, il loro MMO di guida, hanno mostrato di nuovo che Ubisoft è brava a replicare luoghi veramente esistenti, perché hanno mostrato in Fast World una sezione di guida da un punto all'altro e ci si impiega. Un bel po' di tempo che mostra l'enormità del mondo, per così dire. E avranno una beta più tardi. Assassin's Creed Unity, già visto da Microsoft. Shape Up, la scorsa generazione, è grazie a Wii Fit, credo che è impazzita. A Wii Fit e forse a Zumba Fitness, che è impazzita la mania del fitness, dei giochi di fitness. E boh, questa volta loro hanno cercato di fare qualcosa di un po' nuovo, di un po' più cartoon. Fatto sta che Shape Up ha preso un sacco di tempo nella presentazione di Ubisoft, che è già durata soltanto un'ora. E non lo so, non è una cosa che secondo me va mostrata durante un E3. Boh, non mi è piaciuta per niente. Cioè, voglio dire, alcuni erano simpatico, hanno messo Dance Dance Revolution, ma Dance Dance Revolution è Dance Dance Revolution. Se voglio giocare a quello, gioco a quello. Non so, voglio fare fitness. Non lo so, non riesco a prendere quel sacco di tempo che hanno sprecato per Shape Up. Non riesco a vederlo in una luce positiva. Valiant Hearts è un altro gioco pseudo indie di Ubisoft, fatto con la engine UbiArt. Purtroppo, quel trailer l'avevo già visto, o almeno avevo visto un trailer molto simile di Valiant Hearts, quindi ha perso un po' del suo spirito. Mi piace il tema del gioco, lo trovo carino, artistico, sentimentale. Il problema è che non era una sorpresa, è che quel trailer penso di averlo già visto. Tutto qua, esce il 25 giugno. E hanno chiuso con un ammasso di noia. Perché chiudere col gameplay di un FPS? Non è mai interessante. Devi chiudere. Chiudi con un computer grafica se devi. Hanno chiuso con Rainbow Six Siege, un altro gioco della serie Tom Clancy. Hanno mostrato che un team interpreta i rapitori, o insomma chi è all'interno di una costruzione, mentre l'altro team è una sorta di polizia, SWAT, che deve salvare gli ostaggi. E bisogna fare le varie strategie per assaltare la casa e salvare l'ostaggio. Il problema è che hanno mostrato un intero match silenzioso e fucking. Noia. Noia palate. Sorry. Era, immagino, impressionante che la distruzione nella casa rimaneva. Rimaneva in memoria, quindi ogni parte, ogni proiettile sparato contava lì. Faceva il suo buco nel muro e così via. Ma per il resto, dal mio punto di vista, era noia. Ubisoft, secondo me, quest'anno non aveva un granché da mostrare. Di nuovo, si fa per dire. Aisha Tyler non mi piace. Però, boh, mi è piaciuta di più quest'anno che l'anno scorso, perlomeno, dai. Passiamo a Sony, la conferenza più lunga, 1 ora e 50, quasi 2 ore. E credetemi, alle 3 di notte non è facile da sopportare, 1 ora e 50 di conferenza. Allora, chiaramente Sony ha un sacco di roba da mostrare. Il commento generale che farei per Sony, è che dovrebbero scegliere, dovrebbero fare delle scelte. Qua sembra che hanno elencato tutto quello che avevano e l'hanno buttato fuori. Mi fa piacere che hanno tante cose da mostrare. Ma boh, sembravano disorganizzate. La conferenza sembrava finire in 3 punti diversi. Infatti, a un certo punto il tizio ha detto One last game. E poi c'erano altri tipo 7 giochi. Ho capito che più giochi sono un pro, ma per una presentazione, ma non saprei. Hanno fatto un po' l'opposto di quello che ha fatto Nintendo, direi. Soprattutto perché c'era un enorme momento morto all'interno.
a cui arriverò. Il sostituto di Jack Tretton non è proprio all'altezza di Jack Tretton, direi. Hanno cominciato con un trailer di Destiny, parlando della beta che inizia il 17 luglio, e un bundle di Destiny, quindi sono molto dedicati a questo Destiny. Mi sembra che hanno annunciato anche una PlayStation 4 bianca, ma non so se era in relazione a questo bundle o meno. Poi hanno mostrato The Order 1886, un po' di gameplay contro gli zombie. Oh, scusate, no, sono zombie, sono lupi mannari, credo. Diciamo, è graficamente molto bello The Order, non c'è, non so, non lo si può negare. Il problema è che il gameplay non mi interessa, anche se differisce un po' dal cover shooter standard. Poi hanno parlato di Entwined, questo, come dire, questo gioco dove si controllano due anime, di non so bene cosa, animali, due spiriti, insomma, che vanno avanti verso un tunnel infinito e devono ra raccogliere roba, roba simile. È un gioco artistico strano dove controllate ognuna delle creature con uno dei due stick. È carino esteticamente, non so, a livello di gameplay. Un nuovo DLC per Infamous. Incentrato su uno dei personaggi femminili che può essere anche comprato a sé. Uscirà questo agosto. Poi un annuncio a sorpresa era Little Big Planet 3. Questo perché avevo letto che Media Molecule non avrebbe presentato alcun gioco alle 3. Ed è vero, perché ho scoperto che questo non viene da Media Molecule, non è il team principale di Little Big Planet. È un team secondario che sta facendo questo gioco. Lo stile di Little Big Planet mi piace un sacco, il gameplay non potrei dire la stessa cosa. Platforming non mi è mai piaciuto in quello stile. Comunque hanno mostrato che oltre a Sackboy, il protagonista, ci saranno nuovi personaggi, ognuno con le proprie abilità. Ci sarà Oddsock, che può fare i salti a parete. C'è Toggle, è il personaggio più grande e pesante, ma può anche rimpicciolirsi. E c'è Shwoop, che è una specie di uccello che sembra overpowered nel gioco. E può aiutare a completare i puzzle. La sequenza di gameplay era abbastanza carina, l'ho trovata carina. Anche se non differiva terribilmente dagli altri Little Big Planet. Poi un trailer in computer grafica di Bloodborne, un gioco esclusivo di From Software. A quanto pare sarà un sequel spirituale di Dark Souls, sarà nello stile Dark Souls, solo un po' più verso l'azione, da quel che ho capito. Sembrava oscuro e sanguinolento e Dark Souls. Ok. I fan di Dark Souls erano super gasati per sta cosa, la cosa non mi tangere ormai. Gameplay sarebbe stato interessante, soprattutto perché è uscito dal gameplay. È leakato del gameplay online, quindi avrebbero potuto mostrare qualcosina, tanto l'hanno già vista tutti. Però vabbè. Far Cry 4 hanno mostrato del gameplay anche da Sony. E credo che sia un'esclusiva Sony. Uno dei punti di forza di queste conferenze, che può aiutare Sony e Microsoft, è che durante la loro conferenza, mi lasciano sempre confuso se quella cosa che hanno annunciato è esclusiva o no. Loro non devono dirlo, però. Quindi uno che vede solo la conferenza può rimanere: oh, magari questo è esclusivo, invece no. Comunque, a quanto pare potrete giocare in cooperativa, con i vostri amici anche se non avete il gioco. Basta che uno abbia il gioco. Quindi è una sorta di download play, solo che funzionerà anche online, da quello che ne ho capito. Carino. Poi un trailer in computer grafica di Dead Island 2, molto divertente, devo dire, un concetto, un modo strano di avvicinare un gioco come Dead Island. Anche se siamo a tre giochi, negli ultimi anni siamo a tre giochi che affrontano la zombie apocalypse in modo ironico, perché c'è Dead Rising, c'è Sunset Overdrive e adesso c'è Dead Island 2. Quindi, beh, ma zombie. E poi hanno annunciato dei DLC gratuiti che aggiungono
personaggi, mostri di The Last of Us a Diablo 3. Non me ne può fregare di meno, penso. Battlefield Hardline, schifiamo questo perché ne ho già parlato. Disney Infinity Collector Edition, avventure esclusive, Hulk esclusivo per le console Sony. Tutto qua, c'è stato anche un glitch che ha fatto dire Hulk Smash nel momento sbagliato. Magicka 2, Magicka era un gioco cooperativo, un gioco indie cooperativo e con un trailer piuttosto divertente, anche se perde punti perché hanno ucciso un gatto. Hanno parlato del sequel che sembra simile al primo. Ho cercato gameplay del primo per compararlo. Ma se era divertente il primo, immagino che lo sarà anche questo. Poi, con una falsa lettera dei fan, hanno introdotto un remake di Grim Fandango. Ho sentito parlare molto di questo gioco, ma purtroppo non conosco, non so in sostanza che cosa sia. Ma dalla reazione del pubblico, sperando che non fosse fasulla, posso dire che era una cosa positiva. Dovrò informarmi su Grim Fandango. Se è di Tim Schafer, è molto probabile che sia un'avventura punta e clicca. Poi hanno parlato di un sacco di giochi indie. Non sono riuscito a elencarli tutti. Devolver, Digital, Broforce, Titan Souls, Not a Hero, Hotline Miami. Ce ne sono diversi. Poi, un gioco di Suda51, creatore di No More Heroes, Killer is Dead, Lollipop Chainsaw e così via. Let It Die, sempre incentrato sugli assassini, sui giochi sembrerebbe. Era un gioco. La violenza in quel gioco sembrava forse troppo realistica. Capite? Perché è tipo in Mortal Kombat quando strappi la testa a qualcuno, c'è cioè un quantitativo immenso di sangue. E non disgusta così tanto perché, beh, è fittizio, no? Sai che è esagerato. È uno splatter, un fighter splatter in sostanza. Questo era abbastanza realistico. Era interessante lo stile grafico. E ho sentito dire che, non so se questo sia esclusivo, ma ho sentito dire che questo è ciò che Lily Bergamo è diventato. Lily Bergamo era un gioco completamente diverso, annunciato alla conferenza di Microsoft l'anno scorso. E sono molto sorpreso se Lily Bergamo si è voluto per diventare Let It Die, perché è un salto abbastanza enorme. Poi, un gioco che sembrava essere un Journey subacqueo in sé, un gioco silenzioso, atmosferico, dove nessuno parla, dove si viaggia attraverso un mondo, stavolta subacqueo. Sembrava graficamente interessante, balene, la fauna subacquea può essere interessante da esplorare, anche se odio i livelli acquatici. Il titolo è Abeu, credo? Abeu? C'era un accento circonflesso sulla U che non so come leggere. Poi sembravano dover chiudere con No Man's Sky, un gioco indie sorprendente. Graficamente in, come dire, grandezza, il senso di grandezza che dà No Man's Sky. Non so se sia esclusivo, credo di sì. È un gioco indipendente che in pratica è generato casualmente. E si concentra sull'esplorazione e la scoperta di pianeti, senza schermi di caricamento fra un punto e l'altro del gioco, sembrerebbe. Hanno detto un universo potenzialmente infinito, sembra essere quello che Spore ambiva a diventare. E se è veramente così, non so come fanno, sinceramente, a creare un mondo potenzialmente infinito. Non so, forse come Minecraft. La differenza è che Minecraft ha uno stile grafico stilizzato, questo non tantissimo. Sembra molto interessante. Poi sono entrati nella fase, nel tumore della conferenza.
Insomma, la cosa, il peso che li ha trascinati giù, secondo me. E quello che dimostra che proprio ci hanno ficcato dentro tutto. Hanno parlato del Morpheus, ma proprio brevemente, della PlayStation Camera. Il pulsante Share ora può condividere video direttamente su YouTube. Potete creare i vostri set con la Playroom stavolta per fare i streaming. Ha mostrato un sacco di free to play. Io sono odio i free to play, quindi ho cercato di evitarli. PlayStation Now sarà disponibile il 31 giugno. Questa funzione che vi permette di streamare giochi vecchi direttamente sulla PlayStation 3 o sulla PlayStation Vita. O anche con una TV Sony, se ce l'avete. Il cosiddetto Remote Play. Parlato della PlayStation TV. Una cosa che appunto funziona interamente su PlayStation Now. Una scatoletta che. Sì, praticamente non legge i giochi di Sony, ma con PlayStation Now potete giocare ai giochi di Sony. Se avete un controller. Skippiamo tutta questa parte perché almeno lì in mezzo ci ha messo Mortal Kombat 10, un po' di gameplay e chiaramente non ai livelli, graficamente non ai livelli del trailer in computer grafica che hanno mostrato. Ma era comunque abbastanza carino, ha mostrato due nuovi personaggi, una donna insetto e una ragazzina a cavallo di un gigante mascherato. Mostrato nuovi fatality brutali, non c'è una data di uscita ma credo che sia 2015. Poi hanno ricominciato con la lentezza. Powers è una serie basata su un fumetto, ma ne hanno parlato un sacco. Una serie TV, appunto, che uscirà su PlayStation. Chi ha PlayStation Plus avrà la serie gratuita, whatever. Skippiamo quella parte, ne hanno parlato davvero troppo. Ratchet & Clank, il film. È un film, ok. The Last of Us Remastered, che uscirà per PlayStation 4. Non sono un grande fan di questa cosa, perché boh, è un gioco che è uscito da così poco. E lo rifanno già per PlayStation 4. La cosa spaventosa è quanta gente è disposta a ricomprarlo. Tutto perché la PlayStation non ha retrocompatibilità. Cioè, capisco che è un bel gioco, ma cacchio. Metal Gear Solid 5 ha avuto un grande trailer. Peccato che è uscito su internet prima. Ma il trailer mi è piaciuto in generale. Spero che Metal Gear non perda il suo spirito. Con questo gioco non gli accada la sindrome di Cerebus. Andate a cercare su internet che cos'è. La musica era molto bella. GTA 5 sarà disponibile quest'autunno per PlayStation 4, Xbox One e PC. Strano perché Rockstar non c'è mai agli E3. Ma praticamente questo gioco vi permetterà di trasferire i vostri progressi da qualunque versione. Vuol dire che potete trasferire i progressi dell'Xbox 360 alla PS4, dalla PS3 all'Xbox One, così via. È un altro remake di un gioco piuttosto recente. Babadabababè. Batman, nuovo trailer che mostrava alla fine Spaventapasseri, che credo significhi che lo Spaventapasseri sarà un DLC esclusivo almeno per un po' per PlayStation di Batman Arkham Knight. Mostrato gameplay di Batman e della Batmobile con tutte quelle pistole che si ritrova. Oh man, perché Batman fa esplodere auto? Non ne ho idea. E hanno finito finalmente con Uncharted 4 a Thief's End. Un trailer davvero limitato, era solo un assaggio. Un trailer di Nathan Drake che si risveglia su una spiaggia mentre Sully gli parla nella mente, nei ricordi. È in un posto sperduto. Graficamente sembrava bello, soprattutto perché non era computer grafica, da quel che ho capito. Purtroppo non c'è un granché. Il titolo è A Thief's End, quindi
si pensa che sarà la conclusione della serie. Si spera che non facciano un che non facciano un'altra trilogia per concludere la serie. Non facciamo una roba come Finish the Fight e poi whatever. Questo era Sony. Come vi ho detto, hanno un sacco di cose da mostrare, la maggior parte sono buone. Purtroppo è boh. Dovrebbero limitare un po' le cose che includono nella loro conferenza, limitarla a 1 ora e mezza magari. Perché è 1 ora e 50 davvero. Se toglievano tutti quei 20 minuti di bla bla su Powers e sul film e whatever, 1 ora e mezza ci arrivavano e non esageravano, per così dire. E finiamo con Nintendo. Dunque, Nintendo ha avuto il suo evento digitale. Ha cominciato con un boh, in modo fantastico, direi. Con un match fittizio fra Reggie e Iwata. E le espressioni e l'animazione in quel fucking segmento. E hanno usato questo scontro per presentare il Mii, il lottatore Mii come personaggio giocabile. In realtà sono tre personaggi giocabili perché sono tre moveset diversi. E mi piace molto come l'hanno fatto. Non andrò nei dettagli perché farò un Sakurai dove parlerò degli update degli ultimi giorni, dei nuovi personaggi e così via. Ma boh, mi è piaciuto molto quello che hanno fatto. Era stato un modo carino per introdurre gli Amiibo, ossia il primo sforzo ufficiale NFC di Nintendo, anche se l'hanno già fatto con Pokémon Rumble U. Queste statuette, queste stile Skylanders che potrete usare sul Wii U, insomma, e anche sul 3DS con un portale da attaccare da qualche parte. Ha spiegato l'utilizzo degli Amiibo in Smash, non sembra una cosa fondamentale, in sostanza è un computer che può salire di livello, può imparare col tempo e può aiutarvi nelle battaglie, potete allenarvi contro di lui volendo e beh, potete equipaggiarlo con varie cose. È interessante ma non è fondamentale, che credo che sia la soluzione migliore per gli Amiibo, così se non vuoi comprarli, se credi che costano troppo, non ti perdi comunque praticamente niente del gioco e puoi godertelo al 100% senza nessun Amiibo. E hanno detto che funzioneranno fra svariati giochi, tipo la statuetta di Mario non funzionerà necessariamente solo con Smash, ma anche con Mario Kart, spero in modo più efficace, spero che usando un Amiibo di Zelda in Mario Kart si sblocca un kart di Zelda o qualcosa del genere. E non semplicemente, che ne so, un fantasma di un Mii di Zelda che potete sfidare se lo battete, che ne so, ottenete un timbro, qualcosa del genere. Non hanno specificato che altri giochi lo utilizzeranno, ma vabbè. Se non sono fondamentali, credo che sia la soluzione migliore. Poi hanno rintrodotto Yoshi Yarn, quel gioco di cui ne avevano parlato l'anno scorso o 2 anni fa. Quel gioco di Yoshi fatto in uno stile simile a Kirby la stoffa dell'eroe. Esteticamente sembra bellissimo. Purtroppo ci hanno speso un po' troppo tempo, secondo me. E il nuovo titolo è Yoshi Woolly World, il mondo lanoso. Esteticamente sembra molto carino. Alcuni elementi sono presi dai giochi di Yoshi, altri da Kirby la stoffa dell'eroe. Non penso che sarà un gioco molto difficile, penso che sarà sullo stile di Kirby la stoffa dell'eroe. Tranquillissimo, gioco tranquillo se giocate normalmente. Magari più frustrante, più hardcore se cercate di fare il 100%. E si può collaborare. In generale, mi piacciono le scelte che hanno fatto graficamente. Sembra un mondo di lana. Non so se paragonabile graficamente a Little Big Planet 3, però, boh, sinceramente è impressionante, lo trovo. Poi una cosa che alcune persone volevano, è Todd Treasure Tracker, un gioco che uscirà quest'anno. Ed è un gioco con come protagonista Capitan Todd, che è praticamente costituito interamente dai livelli di Capitan Todd di Super Mario 3D World. Non gli stessi, ma nuovi livelli.
Sempre con le stesse meccaniche, Capitan Todd non può saltare e non si muove velocissimo, però può interagire in alcuni modi con elementi dello scenario. Col touchscreen potete muovere delle piattaforme e potete girare la camera come volete. È praticamente un intero gioco con una storia propria. Credo che sia. Credo che non sia un DLC. Non ho ancora ben capito, ma spero che sia digitale. Cioè, non per forza digitale, magari può uscire anche in formato fisico, ma non credo che pagherei prezzo pieno per un gioco così, anche se è carino. Però, boh, una cosa carina, direi. Poi, il momento topico che forse avrebbero dovuto tenere per la fine. The Legend of Zelda. Hanno mostrato poco, ma hanno mostrato The Legend of Zelda. Hanno parlato del fatto che vogliono avere più libertà, di movimento. In un grande mondo e hanno fatto, sarà open world, hanno mostrato l'intera mappa e ha detto che si può andare in ogni posto che si vede. E diciamo la risoluzione dei puzzle inizia quando si decide dove andare. Lo stile artistico direi che è un miscuglio degli ultimi tre giochi di Zelda, voglio dire Wind Waker, Twilight Princess e Skyward Sword, forse più Wind Waker e Skyward Sword, perché non è molto realistico, direi. Aonuma ha confermato che era gameplay, o almeno era in-engine la cosa, quindi non era computer grafica, e a me sembra impressionante, sinceramente. Sembra abbastanza epico il trailer, dateci un'occhiata, metterò i link nella descrizione delle varie conferenze. Uscirà nel 2015 purtroppo, ma vabbè, sono incuriosito. Incuriosito a dire poco. Pokémon hanno mostrato solo un trailer di Pokémon Alpha, Rubino e Omega Zaffiro, no, è al contrario. Dove mostrano le mega evoluzioni degli starter e di Kyogre e Groudon. A quanto parla esce. Un po' dopo qui da noi rispetto al resto del mondo, ma visto che non è una serie, un gioco nuovo, non penso che importi così tanto. Bayonetta 2 ha mostrato un po' di gameplay e hanno annunciato una cosa molto interessante, che il primo capitolo è incluso nella versione fisica del gioco e mi fa molto piacere perché penso che giocherò prima al primo a questo punto. Così non sono completamente perso quando gioco al secondo. Mi fa molto piacere. E penso nessun costo aggiunto, penso e spero. L'uscita è ancora 2014, quindi quest'anno esce. Hyrule Warriors, mostrato un po' di gameplay, hanno annunciato due nuovi personaggi, Midna e Zelda. Midna è nella sua forma demone, per così dire, e va in giro su un lupo, solo che invece di essere Link, ci sono tipo dei lupi che crea lei. Il gioco sembra molto frenetico, chiaramente non è un gioco per tutti, io non conosco la serie Dynasty Warriors, ma darò una chance a Hyrule Warriors, puramente perché c'è Zelda nel titolo. E casomai sarà l'ultima volta, se proprio non mi piace per nulla. Uscirà il 26 settembre. Poi, Kirby and the Rainbow Curse, la maledizione dell'arcobaleno. È un gioco per Wii U di Kirby, una sorta di sequel a Kirby e l'oscuro disegno, e lo stile grafico ricorda l'argilla, la plastilina. È molto carino, direi. Purtroppo non mi è piaciuto molto l'oscuro disegno. Cercherò magari di tornare al gioco e farmelo piacere, così potrò magari godermi questo, se decido di prenderlo. Stile grafico direi molto carino e mi piace, insomma. X ha finalmente ricevuto un titolo, si chiamerà Xenoblade Chronicles X, un sequel spirituale a Xenoblade che si svolge sul pianeta Terra, per così dire, perché all'inizio del gioco lo fanno esplodere. E hanno mostrato più che altro dei trailer di storia, niente gameplay. Dove parlano dei personaggi, il protagonista è customizzabile, lo create voi. Abbastanza interessante. La cosa un po' meno interessante è che uscirà nel 2015, quindi non quest'anno.
Mario Maker, gioco per Wii U che non è ben stato specificato le funzioni che ha, ma in pratica potete creare dei livelli di Mario, una specie di editor di livelli di Mario, del Mario Bros. Originale e del New Super Mario Bros. Ma potete creare tutti i livelli che volete, modificarne esistenti. Chiaramente, se non ha condivisione è parecchio inutile come gioco, ma sono sicuro che avrà la condivisione dei livelli online. Via Miiverse o qualunque cosa sia. Carino, anche se mi ha fatto perdere la mia scommessa che non ci sarebbero stati giochi con Mario nel titolo. Poi una nuova IP, una nuova serie, Splatoon, che avevo scambiato per un The Blob all'inizio, ma esclusivo per Wii U, è un shooter a squadre che si concentra sul controllo di un'area. Tramite un metodo un pochino unico, ossia lo spruzzare pittura, beh, è inchiostro a dir la verità. A dipingere tutto quanto con l'inchiostro sparato dalla pistola, stile paintball. E i protagonisti sono questi ragazzini che possono trasformarsi in calamari, e entrare nella pittura, navigare e uscire da un altro lato. E si concentra tutto sul dominio di un'area. Sembrava interessante dal trailer, parecchio, anche ho visto un po' di gameplay dopo. Io penso che lo prenderò per supportare la nuova serie, e se qualcun altro lo prende magari ci divertiremo un po' online. Tuttavia credo che questo gioco sarà ricevuto con un meh dalla maggior parte. Più che altro perché Nintendo, e non solo Nintendo, sono in un ciclo infinito di continuiamo a fare sì, quello facciamo nuove serie, ma le nuove serie non vendono. Ma se non facciamo nuove serie dopo si lamentano, ma se ne facciamo quelle nuove ci fanno i complimenti ma poi non la comprano. E boh, è diventato un po' difficile fare nuove serie. E le nuove serie che vengono fatte di solito devono comunque seguire certe convenzioni se vogliono sperare di vendere. E naturalmente ultra marketing. A me sembra divertente. Se non ha altre modalità potrebbe diventare noioso in fretta. Dipende tutto. Sembravano divertirsi quelli che ci giocavano, però chiaramente dipende un po'. È un gioco che bisogna giocare, immagino. Sembra carino, però. Ha un art style carino, diverso da altri giochi Nintendo. E hanno chiuso con l'annuncio di un altro personaggio per Smash, ossia Palutena di Kid Icarus, con un trailer in stile anime. Che ho apprezzato parecchio. Tutto qua, è durato 47 minuti. E come ho detto, Nintendo secondo me ha avuto una buona presentazione, ma ha avuto il problema inverso di Sony, ossia hanno annunciato roba, troppa roba forse fuori dalla conferenza, perché era molto compatta e questo mi fa piacere, ma forse sarebbe stata ricevuta meglio o considerata migliore, se avessero incluso tipo parti che c'erano nella Treehouse, nello streaming della Treehouse. Mi sono piaciuti tantissimo gli streaming che ho visto perché, boh, sembrano essere sinceri perlomeno. Il gameplay è così. Magari includerne qualcuno dentro la presentazione l'avrebbe allungata, l'avrebbe fatta sembrare meno streaming-sita. Perché Nintendo, se guardate la conferenza, il torneo di Smash, che è stato fantastico, tra l'altro, molto hype, e la Treehouse, boh, l'esperienza è fantastica, ma chiaramente non posso pretendere che tutti le guardino, e non posso pretendere, che tutti apprezzino, la conferenza di Nintendo, soprattutto perché è iniziato e finito con Smash, che è una cosa che non piace a tutti. In ogni caso, secondo me quest'anno tutte e tre, Nintendo, Sony e Microsoft hanno avuto buone conferenze, le altre due un po' meno, direi. E visto che c'è così tanta sovrapposizione fra soprattutto Ubisoft e le altre conferenze, mi chiedo se sia necessario continuare a fare conferenze di Ubisoft e EA, perché non includerle semplicemente nelle altre giochi? Non lo so. Hanno perso un po' di senso, secondo me. Tanto sono comunque su altre console, non hanno una console propria, quindi. Ma. Però, vabbè. È stato un E3 che mi è piaciuto. Non quanto quello dell'anno scorso, credo. Ma, chiaro, l'anno scorso ero gasato per altre cose.
Però boh, è stato un buon E3 secondo me. Se devo fare una classifica, metterei Sony e Microsoft alla pari. Uno spazio vuoto. Ubisoft, uno spazio vuoto. EA, e Nintendo non la metto. Non lo so, queste sono le mie opinioni. Metterò i link a tutte le conferenze nella descrizione. Fatemi sapere se alcuni link tipo scompaiono o vengono disattivati. E niente, alla prossima con il Sakurai, dove parlerò degli update di Smash, dei nuovi arrivati, del torneo e insomma quello che ho visto in generale negli streaming della Treehouse. Grazie dell'attenzione e bye bye.